Eccoci nuovamente in diretta sulle fonti TV con il nostro Instant Focus. Ovviamente ci concentriamo sulle ultime notizie rispetto al conflitto in Ucraina e poi a tutte le considerazioni del caso. Cercheremo di capire anche a cosa potrebbero portare queste nuove sanzioni di cui l'Europa sta discutendo, che potrebbero riguardare anche il petrolio. Per ora il gas è stato accantonato, quindi forniture di petrolio che sapete essere importantissime in questo momento, fino a prova contraria, fino a quando alcuni paesi, soprattutto l'Italia, perché poi parleremo di questo, insomma, troveranno altri fornitori e potranno differenziare. Ma insomma, fino a quel momento chiaramente bisogna fare molta attenzione. Intanto guardate un po', insomma, le notizie che stanno circolando in queste ultime ore. Von der Leyen e Borrell in settimana a Kiev, Zelensky parla ancora di un incontro che rimane molto incerto con il presidente russo Vladimir Putin. E poi ci sono tutti gli orrori della guerra. Queste sono le situazioni diplomatiche. Poi, appunto, dicevo, gli orrori della guerra: è stata trovata anche, tra le altre cose, una camera di tortura con i cadaveri di 5 civili che avevano queste mani legate dietro la schiena. Fa proprio anche orrore dirlo, insomma, ma l'abbiamo sentito tutti, inutile nascondere le cose. Biden chiede un processo contro Putin per crimini di guerra. Come detto, insomma, l'Europa si prepara proprio a capire quanto e come poter continuare con le sanzioni economiche nei confronti della Russia, contro la Russia, che al momento però non hanno certo fermato il conflitto, certo hanno indebolito l'economia russa, però chiaramente hanno indebolito anche le altre economie. Diciamo che a livello globale, insomma, si respira aria di smarrimento da questo punto di vista, e in Italia si è anche addirittura ventilata la recessione tecnica, perché arriviamo, peraltro, come tutto il mondo, da un periodo delicato per il Covid, e adesso si è aggiunto anche questa. Allora, intanto io saluto Fabrizio Amadori, che è collegato con noi, saggista, addetto stampa, responsabile del blog nerosubianco.blog. Fabrizio, grazie, è un piacere averti qui con noi oggi. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie Fabrizio. Allora, che dire, dopo parleremo delle sanzioni, però in generale un commento su questa guerra, che avrebbe dovuto essere una guerra lampo, fermo restando che, insomma, anche se si fosse trattato di quello non sarebbe stata accettabile, però sembra veramente non esserci una logica, forse. Mi spiego meglio, poi ti do la parola. Certo. Le sanzioni economiche sembravano una strada giusta per poter bloccare Putin, finora non è stato così. Adesso si sta discutendo, anzi si pensa di aiutare, cioè si aiuta militarmente l'Ucraina, si pensa ad aumentare le spese militari in Italia. Insomma, diventa un conflitto bello e buono che riguarda proprio tutti, anche a livello proprio più militare, più bellico. Qual è il tuo ragionamento in merito? Beh, il ragionamento è che io ho fatto anche l'addetto stampa per una casa editrice che pubblicava i libri dei dissidenti di tutto il mondo. Sì. Compresi quelli russi, per cui ho avuto modo di parlare già 15 anni fa con alcuni di questi signori di fama mondiale che mi avevano aiutato a inquadrare Putin già all'epoca. Quindi io dico, se qualcuno si fosse preso la briga, e non solo in Italia, anche in Germania ad esempio, di leggere questi libri, probabilmente avrebbero fatto le cose un po' meglio, a partire da questa relazione così stretta con la Russia, soprattutto sul versante della dipendenza degli idrocarburi. Noi stiamo tanto a lamentarci del fatto, e io dico giustamente, che l'Iran non debba avere la bomba atomica e così via, però ci dimentichiamo che la Russia, che è la più grande potenza nucleare, o la prima, la seconda, del mondo, non è una democrazia. E oggi finalmente, finalmente in maniera tragica, ce ne stiamo accorgendo. Cioè, la Russia già 15 anni fa, quei libri che io leggevo per lavoro, dei dissidenti, parlando con i dissidenti, la Russia era destinata a questa fine, cioè alla fine di quella che oggi viene definita la democratura, ma è la democrazia solo di facciata, dove c'è una propaganda martellante, ma questo ben prima degli ultimi anni. Quindi quello che sarebbe successo era già stato scritto da persone come, faccio un nome forse il più importante, Boris Nemtsov, ucciso nel
2015 vicino al Cremlino, il quale già descriveva il sistema mafioso, così lui lo definisce in uno dei suoi libri dell'economia russa. Putin non solo ha distrutto di fatto la democrazia, ma ha distrutto il libero mercato. La forza economica russa è tutta fondamentalmente legata agli idrocarburi e al loro valore sul mercato internazionale. Dopodiché la Russia è anche un grande esportatore di armi, questo è vero, è secondo al mondo dopo gli Stati Uniti d'America, ma è appunto questo, un esportatore, proprio perché il denaro deve rimanere a sostenere un regime, quindi deve rimanere all'interno, a sostenere tutti i rivoli necessari perché la tela di Putin rimanga su. Proprio per questo motivo le migliori armi vengono vendute per poi avere la valuta pregiata che serve al regime di Putin. E l'esercito russo in realtà avrà tanta quantità ma scarsa qualità. Gli esperti militari fanno notare che moltissimi mezzi corazzati, blindati, risalgono agli anni 80, sono soltanto rimodernati. Anche questi famosi, io non sono un esperto di armi, ma insomma qualcosa mastico, i T-72, che sono degli eccellenti carri armati, ma dagli anni 80, probabilmente progettati negli anni 70. Perché, ripeto, perché diciamo le perle venivano vendute a chi era in grado di garantire questo tipo di introiti. Punto okay. Primo. Punto secondo, se non ci fosse la forza nucleare nelle mani della Russia, il discorso che facevamo prima, nelle mani di una dittatura, le forze convenzionali russe non sarebbero in grado di competere con quelle della NATO, e Putin lo sa benissimo, ed è questo il motivo per cui ogni 3x2 parla di minacce nucleari. Certo. Perché sta facendo un'operazione piuttosto vigliacca, e dice: io massacro quanto voglio in Ucraina, perché di fatto è quello che sta succedendo. Io adesso non vorrei sembrare quello che ci mette troppo pathos, ma di fatto c'è un massacro. No, io la uso sempre la parola massacro, figurati Fabrizio. Ecco, in Ucraina. Però dice: voi state fermi, io sono più grosso, sto massacrando il più piccolo, voi state fuori, perché se no c'ho la bomba nucleare. Capite che non è un discorso molto civile, no? Esatto. Ho due domande per te subito, ovviamente, oltre a quelle che poi verranno spontanee. Tu prima dici, era ovvio, adesso non so se hai dato la parola, comunque, che la Russia arrivasse a questa fine, ma quando cosa intendi per fine della Russia? Cioè, quando parli di fine, cosa intendi? Intendo un paese dove non c'è non solo la democrazia, come dicevo, è una democrazia di facciata, frutto di una propaganda martellante che c'era già ben prima del 2008, cioè l'epoca in cui è uscito il primo libro di Nemtsov, l'ineffabile Russia, confessione di un ribelle. C'era già questa propaganda martellante, cioè se tu senti in continuazione che Putin è un grande uomo, che Putin pensa a te e così via, poi alla fine ci credi se non c'è una controparte che smentisca. Tant'è vero che peraltro Putin ottiene grandi consensi laddove la propaganda ha un'autostrada davanti e non viene a controparte, dove invece vi sono maggior scambio di informazioni, cioè nei grandi centri come Mosca e San Pietroburgo, la propaganda ha un impatto inferiore, e infatti Putin nelle grandi città riesce a imporsi meno, per non parlare delle giovani generazioni, tutto quello che sappiamo. Poi c'è tutto il discorso del voto elettronico, insomma, che riguarda un elettorato autoselezionato, che quindi, essendo di istruzioni più alte, è più in grado di selezionare quello che viene dalla propaganda. Cioè sono tutti discorsi che si possono fare, ma di fatto la democrazia è di facciata, e al di là della, e soprattutto a causa della propaganda, ma anche al di là della propaganda. Per quanto riguarda invece il mercato, lì non c'è un libero mercato, cioè Putin ha creato un sistema di oligopoli, di monopoli, che come noi sappiamo abbattono il mercato, distruggono il mercato. Cioè se uno si va a leggere i libri di Nemtsov, se si va a leggere i libri della Politkovskaya, se si va a leggere i libri di Kasparov, cioè tutti questi grandissimi, i primi due uccisi probabilmente da Putin, che si sono occupati di temi anche di tipo economico, ma soprattutto di tipo politico, ma anche di tipo economico, ci si rende conto che sono stati creati dei monopoli in fondo ai quali, alla filiera di quali ci sono i famosi oligarchi, e molti sospetto, non solo sospetto per carità, ma direi un sospetto abbastanza fondato, in fondo c'è lo stesso regime di Putin, e Putin in persona. Cioè faccio un esempio: questa storia che c'è uno yacht da 700-800 milioni di dollari che circola nel Mediterraneo e che molti associano a Putin, un signore che guadagna come presidente della Russia 100-120 mila dollari all'anno,
come fa a permettersi uno yacht da 700-800 milioni? Ma io direi anche da 700-800 mila euro, certo, non sì, da 700. Sì, sì. Quindi stiamo per scontato che Putin debba essere uno stramiliardario. Ci sono molte fonti, molti accusatori che dicono che Putin, se non è l'uomo più ricco del mondo, è uno degli uomini più ricchi del mondo. Questo lo sanno i russi, cioè queste ipotesi su Putin circolano, avrei qualche dubbio. No, infatti, stando a questa riflessione, no, ma scusami, quindi io allargo ancora di più in generale rispetto a quello che hai detto, che non era l'altra domanda che ti volevo fare, l'altra la lascio un attimo nel cantuccio, ma poi ci ritorno. Ma quindi, insomma, stiamo facendo un grande errore di valutazione, cioè abbiamo preso, è stato tutto un grande abbaglio. Voglio dire, fino all'altro ieri di Putin ci siamo fidati, cioè, perché è l'unica cosa che mi viene da dire, perché altrimenti non avremmo affidato nelle mani della Russia, come dire, tutti i nostri rapporti commerciali principali, no? Cioè petrolio, gas, ma non solo, poi vabbè, alcune materie prime, anche poi che sono riferite all'Ucraina, ma quello è un altro discorso. Insomma, abbiamo preferito non come dire, intensificare gli sforzi rispetto allo sfruttamento delle nostre risorse interne, per dire vabbè, tanto c'è la Russia. Adesso sto molto semplificando, no? Però certamente, il tema è certamente questo: tanto c'è la Russia, ci possiamo fidare della Russia e quindi di Putin. E vabbè, ma allora, ripeto, è stato un grande errore di valutazione, ci siamo accorti solo con la guerra? Beh, intanto vorrei ricordare che le democrazie occidentali, se vogliamo fare un paragone storico, avevano un'ottima opinione sia di Hitler che di Mussolini. A proposito, lo so, però di la storia non insegna niente, appunto. Esatto, appunto. Non è che adesso queste associazioni con Mussolini o con Hitler sono così peregrine, perché comunque macellai erano quelli, macellaio è questo. Per arrivare, quindi voglio dire, appunto, la storia non insegna nulla, dovrebbe insegnarlo. Forse dovremmo fare un po' più di storia nelle scuole e anche con una maggiore enfasi. E anche un po' anche di educazione civica, è un discorso complesso sull'educazione nei paesi occidentali. Però da un lato probabilmente alcuni pensavano che questo reciproco interesse Russia-Europa occidentale avrebbe calmato i bollenti spiriti, cioè si pensava che molti pensavano, probabilmente in Germania così è andata, che legandosi strettamente con la Russia e dando molti soldi alla Russia e diciamo sostenendo anche il lato Russia, che la Russia dipendeva in qualche modo dall'Occidente, questo avrebbe calmato, dato una calmata al regime russo. Questo può essere, è un'ipotesi. E poi non ci dimentichiamo che la Russia prometteva una crescita che poi non c'è stata per i motivi che ci hai detto, che dicevo, sì. E quindi era un mercato ambito e interessante per i grandi esportatori come la Germania e, si parla lì, se mi permettete, anche l'Italia. Quindi è evidente che c'era un interesse reciproco dove si pensava che l'economia avrebbe superato la politica. Però lasciatemi fare una battuta: già io all'università da un mio maestro avevo sentito, non è sempre vero che l'economia supera la politica, e faceva anche esempi legati al fascismo. Marx probabilmente avrebbe qualche difficoltà a spiegare alcune mosse del regime putiniano. Questa guerra è totalmente slegata da qualsiasi considerazione forte di tipo economico. È più legata a una questione di politica interna e di interesse personale di Putin e del suo regime, non riguarda certo lo sviluppo economico. Vorrei sottolineare che se uno non capisce che Putin non ha mai fatto, a parte all'inizio, gli interessi della Russia, se non nel senso degli interessi suoi e del suo regime, ovviamente lui può anche credere che facendo gli interessi suoi e del suo regime si fanno gli interessi della Russia, però ci vuole una grande forza di autoconvincimento, permettetemi. Finché uno non capisce questo, non ha capito dove sta andando la Russia. Cioè la Russia è un paese che, avendo legato moltissimo l'economia agli oligopoli e ai monopoli, ha, come dire, bloccato lo sviluppo dell'economia russa e del mercato libero. E dall'altro ha creato quello che dicevo, c'è una economia legata al valore degli idrocarburi, tant'è vero che la Russia, come moltissime altre potenze legate agli idrocarburi, vede un PIL che cresce, si alza o si abbassa a seconda del valore sul mercato internazionale degli idrocarburi stessi. Voi capite che non è una grande crescita. No, infatti il discorso, io appunto sono ancora più tranchant, quello che ho detto prima, evidentemente un po' tutti
anch'io, ma insomma, dove il tutti è in senso assoluto, non abbiamo forse capito nulla della Russia o ci ha fatto comodo non capire molto e non approfondire, no? Questo si ricollega un po' al discorso dell'educazione. L'altra domanda che ti volevo fare, che ho messo appunto accantonata, è questa, ma insomma, legato al tema delle sanzioni, no? Visto che stiamo discutendo, l'Europa ovviamente, non noi, non io e te, ma sul quinto pacchetto di sanzioni. Ti chiedo da una parte dove possono portare queste sanzioni, visto che certo per ora a una fine del conflitto non hanno portato, ma la riflessione è la seguente: bisogna cambiare strategia con Putin e se sì, che strategia è? Perché è ovvio che bisognerebbe sedersi a un tavolo, peraltro Zelensky ha detto che è difficile il confronto con Putin e su questo questo lo sappiamo, però sedersi, non so, trattare in modo diverso rispetto a quanto si è fatto finora, cioè le sanzioni va bene, hanno avuto l'obiettivo di indebolire la Russia, ma insomma. Però sembra irriducibile, insomma, poi Putin, no? Quello che dicevi anche tu, cioè che lui continua, quindi cambio di strategia, che cosa si può mettere in conto adesso? Ma io ho sottolineato questa dittatura de facto in Russia anche per interpretare, barra spiegare quello che sta succedendo. Cioè, Putin probabilmente si aspettava una parata in Ucraina. Si è accorto che non è Certo, così, che non certo. è così, che non è così. E quindi lui in questo momento è in difficoltà, ma è in difficoltà anche rispetto alla tenuta del potere laddove ci fosse una Beh, sconfitta. però Fabrizio, certo, è in difficoltà, perché continuiamo, anch'io, l'ho detto più volte, o me lo chiedo se Putin è in difficoltà, però insomma, difficoltà lo porta, ovviamente, come dicevi prima, a minacciare, no? A utilizzare come minaccia l'arma nucleare, ma ho capito, ma lui sta continuando, quindi può essere anche in difficoltà, ma insomma sta massacrando il popolo ucraino, cioè insomma, quindi. Sì, assolutamente, Manuela, però il punto è che lui è un ex KGB, cioè lui forse non abbiamo inquadrato il tipo. Il tipo ed è una caratteristica legata al massimo grado a lui, ma voglio dire, il popolo russo sopra una certa età non ha una cultura democratica, è il cosiddetto uomo sovietico che andava, Sì. tra virgolette, educato alla democrazia. Ma questo non lo dico io, lo dicono i dissidenti, a partire da quel Nemtsov e quella Politkovskaya che citavo. Quindi quel Pronto? Mi Sì, sentite? adesso sì, sei tornato. Prego, Ah, Fabrizio, prego. prego. Quindi c'era bisogno di un lavoro di educazione alla democrazia che Yeltsin ha cercato di sviluppare e che Putin ha affossato. Per cui, se la mancanza di cultura democratica e di rispetto dell'altro in generale, nei termini di una liberale democrazia, manca in gran parte in quella cultura, figuriamoci in un ex KGB. Cioè, quando io dico. Il popolo russo sta sostenendo Putin? Probabilmente sì, perché nelle guerre succede questo. Tant'è vero che alcuni analisti dicono era perché era un attimo in difficoltà che ha voluto usare il pretesto della guerra per risollevare le sorti, perché le guerre servono a questo, a creare un nemico esterno e ricompattare l'interno. Ma in realtà l'Ucraina era un pretesto di questo tipo, perché l'Ucraina, Putin lo sapeva benissimo che non poteva rappresentare un pericolo, sapeva benissimo che la NATO non ha mai voluto attaccare la Russia che non ha potenza nucleare. Era vero il contrario, c'era l'Ucraina che aveva paura della Russia, una Russia che stava degenerando nelle mani di Putin. Se uno non capisce questo, non capisce che cosa è successo negli ultimi anni tra Russia e Ucraina. La Russia Frankenstein di Putin faceva paura a un paese che diceva: allora, finché si trattava di Yeltsin, ok, qua non è più Yeltsin al potere, è un ex KGB e vediamo cosa sta facendo Putin al proprio interno. Quindi l'Ucraina ha cercato di fare un passo alla volta, Unione Europea prima e NATO dopo. Questo ovviamente non poteva essere accettato, non per paura di per una questione di sicurezza, ma per una questione di simboli politici lato Putin. Ricordiamoci che se è vero il presupposto di Putin, che ucraini e russi sono molto simili, ed è vera la narrazione putiniana che i russi non sono fatti per la democrazia occidentale e gli ucraini invece dimostrano esattamente il contrario,
quello che viene a cadere è la narrazione putiniana che i russi non sono fatti per la democrazia. E quindi manca uno degli elementi che sostengono la sua narrazione agli occhi del popolo russo, dell'uomo sovietico russo, perché invece l'Ucraina è come volevano la maggior democrazia, anche spinti, c'è stata un'accelerazione in questo processo, dalla paura nei confronti della Russia Frankenstein di Putin. Mm-hmm. Se uno non capisce questo quadro, non ha capito bene che cosa sta succedendo oggi. Ma è quello che ho detto io fino adesso, cioè assolutamente io ti sto seguendo con molto interesse, perché effettivamente poi, senza sapere che tu mi avresti detto queste cose, la mia domanda di partenza quindi è assolutamente adatta, cioè se finora abbiamo preso un grande abbaglio, ovviamente io l'ho reso in modo diverso, ma è vero, cioè ci sono tanti punti oscuri che non abbiamo approfondito negli anni scorsi e che adesso stanno emergendo in tutta la loro drammaticità. Questo è un assolutamente. Ma tra l'altro, scusami, sì, Maria, tra la Russia e l'Ucraina c'è chi ha detto, anche nomi grossi della comunicazione italiana, è uguale Stati Uniti Cuba, per cui Kennedy negli anni 60 era disponibile, questo lo scrivo nell'ultimo articolo, invece non è così. Ma non è così perché perché il rapporto tra Russia e Ucraina è il rapporto tra una dittatura e una democrazia, il rapporto tra Stati Uniti e Cuba è il rapporto tra la democrazia con una dittatura. Cuba è una dittatura e l'Ucraina è una democrazia. Dubito che se Cuba fosse stata una democrazia avrebbe accettato di puntare missili nucleari contro gli Stati Uniti d'America, così come dubito che lo farebbero avendoli il Canada o il Messico, così come dubito che gli Stati Uniti oggi, potendolo fare, stiano puntando i missili nucleari contro il Canada e contro il Messico. Cioè bisogna anche capire un attimo il contesto prima di fare certe affermazioni. No, assolutamente è doveroso. Senti, ti faccio la domanda che poi ci riporta un titolo che adesso comparirà. È certo che però con tutto questo, quello che sta succedendo a partire dalle sanzioni, stiamo perdendo tutti. Dove ci porterà questa situazione? Insomma, dobbiamo un attimino cominciare a fare un bilancio, perché altrimenti non ne usciamo più, siamo tutti fortemente penalizzati da quanto sta accadendo. Sì, tenete presente però che abbiamo una tigre all'angolo, cioè Putin può essere sostenuto dal popolo russo finché vince e finché la propaganda può dire sta vincendo. E allora la vera domanda è: quando è che Putin si fermerà? Quando è che avrà abbastanza elementi per dire ho vinto? Perché se no la conseguenza è che questo signore è capacissimo di usare le armi nucleari. Questo, ripeto, è un ex KGB che è ispirato dalla legge del più forte, dalla legge della prepotenza, del sopruso e dall'assassinio. Non è che stiamo parlando di una persona normale. Dietro tutti questi bei sorrisi. Certo. Era per dirti che in un contesto di guerra, dove ci sono anche delle bombe atomiche in gioco, e attenzione, come io ho scritto, quello che io non lo vedo in difficoltà, cioè allora probabilmente è in difficoltà rispetto al Putin di 40 giorni fa, quando ha deciso di dichiarare guerra, di agire, insomma, però per quello che io non lo vedo in difficoltà Putin, anzi, cioè, però scusami, ti faccio proseguire, no? Sì. Prego, il nucleare, stavi ribadendo. Dicevo, dato che lui è in realtà in difficoltà sul piano dello scontro convenzionale con le truppe ucraine, soprattutto le truppe ucraine avranno queste armi modernissime che i russi solitamente non hanno perché costano troppo, e quindi potrebbe essere veramente messo in difficoltà l'esercito russo. Ricordo che famosi Su-34, questi splendidi, lo dico anche un po' ironicamente, caccia ultramoderni, usano armi convenzionali perché i missili teleguidati costano troppo. Cioè, quello che dicevo prima, l'esercito non è così ben foraggiato ed equipaggiato, perché le ruberie del regime erano orientate a ben altro. Non certo a sostenere un esercito dove manca la disciplina, dove manca l'empatia, dove vanno avanti i mediocri. C'è la Politkovskaya, scrive delle bellissime pagine su questo. Quindi, e poi c'è, tra l'altro, io prima della guerra avevo anche segnalato che non era così scontato che per la Russia sarebbe stata la postaggiata in Ucraina, perché solitamente quando una dittatura aggredisce una democrazia, come l'Ucraina è, questo dimostra che lo è, la democrazia si difende con le unghie e con i denti. Sarebbe vero il contrario, cioè se la democrazia attaccasse una dittatura, solitamente le democrazie evitano di attaccare la democrazia se non entrano in particolari casi, e oppure con particolare amministrazione, non facciamo nomi e cognomi negli Stati Uniti d'America. Quindi voglio dire,
Se è vero che le liberali democrazie non sono, spesso, non sono sempre un modello da seguire, per carità, nella loro politica estera, sto parlando della politica estera, le dittature ancora meno. Quindi mi fanno ridere anche coloro che sostengono, ma anche le liberali democrazie hanno sbagliato. Lo sappiamo benissimo che anche le liberali democrazie hanno sbagliato, ma questo non giustifica quello che sta facendo Putin nel cuore d'Europa in questo momento, considerato che lui è anche una potenza nucleare e che si è già detto disponibile a usare le armi nucleari, certo, laddove fosse ritrovasse difficoltà. Ecco, e concludo dicendo, poiché l'orizzonte è quello che si usino armi nucleari, le questioni economiche si fermano un attimo. Era questa la risposta, certo, che ti volevo dare. Certo, no, capire di togliere questa miccia dal fuoco. Sei stato chiarissimo. Altro che economia. Peraltro anch'io non amo, anzi non sopporto, devo essere sincera, la narrazione per cui è però anche altri hanno fatto, ok, benissimo, è bene ribadire che, voglio dire, ci sono dei casi precedenti, magari anche più gravi, che non conosciamo e che bisogna conoscere, quindi torniamo al discorso della storia che deve insegnare, però insomma questo non toglie la gravità della situazione attuale, no? Perché poi è sempre un modo per dire vabbè, ma c'è chi ha fatto peggio, capito? Insomma, noi dobbiamo guardare peggio avanti. Lasciami dire, Manuela, peggio di quello che sta facendo Putin neanche gli Stati Uniti l'hanno mai fatto. Cioè io mi riferivo ad esempio alla famosa provetta lì, quello che era, dove si diceva ci sono le armi chimiche, la dimostrazione. Certo, io mi aspettavo che negli Stati Uniti certi personaggi tipo Rumsfeld, Cheney e lo stesso Bush avrebbero avuto delle difficoltà una volta provato che erano delle tra virgolette bugie, insomma, no? Invece non è successo nulla. Questo ovviamente non è stato una grande dimostrazione nelle liberali democrazia, questo deve essere chiaro e chiarissimo. Ma da qui a dire che l'Occidente, la liberale democrazia, anche rispetto alle politiche interne nei confronti della propria popolazione, perché questo è il punto, è uguale alla Russia, facciamo tutti schifo, da qui ce ne passa, insomma. Okay. C'è una variazione nel grado, ci sono dei gradi, non è che o rosso o bianco o nero, c'è una variazione nel grado. Le liberali democrazie comunque a livello di politica interna sono sicuramente migliori di quello che sta succedendo oggi in Russia. Sulla politica estera si può discutere. Allora, né nero né bianco, ma invece il tuo blog si chiama proprio Nero su Bianco, lo mostriamo, punto blog, vi invito a seguirlo, insomma, con tutti gli approfondimenti. Grazie. E gli articoli che Fabrizio scrive, molto interessanti, come vedete, insomma. C'è sempre da imparare, quindi io ti ringrazio per essere stato con noi, Fabrizio, e insomma ci sentiamo presto, intanto ti seguiamo appunto sul tuo blog. Buona giornata, Fabrizio Amadori, saggista, detto stampa, e a presto. Grazie per questa opportunità. Grazie a te naturalmente per la collaborazione.